L'anello è anche un simbolo, diciamo così, di fedeltà, quindi la fedeltà anche di Arezzo, la città, legame con la città, legame con quelle che sono le nostre tradizioni, quindi sono un sacco di valori. Cioè, l'anello è anche un simbolo di continuità, perché è un cerchio che non finisce mai. Un viaggio che inizia con un grande cerchio dorato, passando poi attraverso decine di mani che indossano altrettante creazioni artistiche, che si conclude davanti a centinaia di fedi. È indubbiamente l'anello, il fil rouge, che accompagna l'edizione 2016 di Gold Italy, la grande fiera del gioiello, che ha ufficialmente preso avvio e che terrà puntati su di sé gli occhi sino al 24 ottobre. L'anello è anche forse un messaggio, cioè la voglia di credere in qualcosa che dura nel tempo, quindi qui ci sono tante aziende che hanno vissuto un anno piuttosto complicato, che hanno deciso comunque di investire e di credere nella ripresa. Lo hanno fatto creando dei gioielli bellissimi, ambientati in una location molto evocativa, molto bella, grazie a Beppe Angiolini. Ci sono tutte le premesse perché questo possa essere un momento di ripartenza. Quasi 300 espositori e 400 buyers internazionali all'Arezzo Fiere e Congressi per l'evento particolarmente atteso dall'intero settore della gioielleria italiana, che ha vissuto un'annata particolare registrando un calo di esportazioni. Abbiamo visto di recente dati che sono usciti che si riferivano al primo semestre, abbiamo registrato un 5,9% in meno e quindi non è un periodo particolarmente felice per noi. Abbiamo visto anche dati di Vicenza e di Valenza. Vicenza ha perso più del 13%, Valenza intorno al 15%, quindi diciamo che siamo anche abbastanza fortunati, proprio perché riusciamo a creare dei gioielli molto belli che riescono a dare un'emozione ai buyers che li comprano. Le cause sono da imputare fondamentalmente a una situazione geopolitica nei paesi arabi, credo che sia assolutamente sotto gli occhi di tutti. Poi abbiamo una diminuzione della crescita da parte della Russia e sostanzialmente anche negli Stati Uniti, pur essendoci un incremento dell'export, quel mercato è in attesa delle elezioni, quindi ecco, ci aspettiamo e ci attendiamo uno sblocco anche verso quel mercato. Numerosi buyers che si affacciano per la prima volta sulla piazza aretina e che potrebbero portare una boccata d'ossigeno all'intero comparto. Penso agli indiani, a grandi buyer dell'Arabia Saudita, a buyer del Kuwait, del Qatar, quindi paesi che solitamente si appoggiavano per i propri acquisti su Dubai, ma che hanno deciso, in particolare per 22-24 carati, di venire direttamente alla fonte.